A me è capitato tante volte di sentire delle officine che quando il motore arriva che non va bene, la prima cosa che fanno è cambiare candele, calotta, rotore, pompa benzina, filtri e poi chiedono al cliente dove è il problema. Ma Però poi dicono cambiamo motore. se poi siete capaci di incassare tutti i soldi, vi dico chapeau, bravissimi. A me questa cosa qua purtroppo va sempre male perché se non giustifico esattamente cos'è che sono andato a sostituire, perché magari non l'ho ascoltato, non l'ho lasciato sfogare sul problema che aveva, alla fin fine lì non si va a colpire esattamente quello che ha bisogno il cliente. Quindi il discorso dell'ascolto sacrosanto. Se deve... Sì, però voglio dire, ascoltarli si può risolvere un problema. Non so, stavo navigando, ho spento il motore, faccio per ripartire, non riparte. Hai la marcia inserita. Adesso sono degli esempi stupidi, però solo ascoltarli si riesce a trovare la soluzione. Poi è logico che si parla di mancanza di pressione, dai 3.008 ai 4.000 c'è il vuoto, per l'amor di Dio, lì poi, vedete, non è il computer che vi risolve i problemi, è la vostra conoscenza. Quando io so di avere determinati problemi, io chiamo Paolo per gli entrobordo, chiamo Zedi per gli Honda, chiamo Andrea per i Mercury, per i fuoribordo, chiamo Claudian per i problemi al carrello, cioè ognuno ha le conoscenze che non le trovano sul computer o scritte sui manuali. Però è ascoltando i clienti che poi si riesce ad applicare ciò che noi conosciamo. Individuare bene le cause insieme al cliente. Andare in barca a capire che cos'è che senti il rumore. Cos'è il rumore? È una pompa di sentina o è la pompa benzina che rogna, che sta saltando? Ok? La capacità, la nostra conoscenza che ci dà la soluzione, la capacità di risolvere il problema. L'esperienza che ha Giuseppe, penso che non la troveremo scritta da nessuna parte. Di una scuola, lui insegnava matematica. Lui era talmente bravo che mi ha fatto appassionare della matematica. Okay? Lui, al di là delle lezioni di geometria, fisica e tutto quello che c'era a scuola, si soffermava anche ad allargare le visioni e a dare anche delle altre nozioni. Mi ricordo sempre anche divertenti. Io mi ricordo, adesso permettetemi la battuta, ma io vedo che ci sono tre tipi di tette. Per esempio, c'è quella coppa di champagne, quella pera e quella cipolla. E tutti noi lì ascoltare, a dire tutte le lezioni, alla fine vi faceva 10 minuti di sti racconti. Diceva quella la cipolla, no, era maschio, era un professore, e quella la cipolla erano quelle di sua moglie, perché facevano piangere. E lui continuava a fare tutte queste un po' della situazione. Sappiate che dietro alle quinte c'è anche Paolo, che mi ha sempre insegnato le cose. Le ha insegnato a cercare, ricercare le informazioni sulla guida accessori, sulla parts guide. Grazie a Quindi l'ispirazione è quella che fa la differenza e io da Paolo sono sempre stato ispirato. Ho dovuto tagliare a sinistra Memelli perché sinceramente... perché quando ho cercato... Quando ho cercato la foto era come il prezzemolo, non tagliamo sta aiutando adesso a sinistra. Ci rimango molto bene, ecco, non aspettavo, grazie. Non so cosa, veramente cosa dire. Grazie a voi perché se io spiego, ma quando spiego e faccio vedere cose, le faccio vedere volentieri perché dall'altra parte che ci
c'è chi le ascolta e che le recepisce, che le mette alla fine in atto, perché alla fine siete voi che operate sul motore, ci mettete le mani e raccogliete quello che è il frutto di quello che si va a seminare, ecco. Grazie a voi. Grande Paolo! Come ultima cosa volevo ringraziare Oscar, perché comunque mette a disposizione stabile, tempo, nostro tempo, il mio tempo che io non voglio dire spreco, ma che investo su questi incontri, perché io sono convinto che possa sempre indirettamente anche tornare come business in azienda. No, chiudiamo, nel senso che non c'è niente da dire. La stagione è ormai cominciata, dobbiamo farci veramente il culo. Mantenete alta la guardia e cerchiamo di portare a casa più clienti possibili, più clienti felici possibili, perché questa veramente sarà la svolta. A livello economico, con Confindustria Nautica ho la possibilità di vedere i dati reali dell'economia in Italia e vi dico che è un grande trend a rialzo, ma non per tutti. Questa è una roba molto importante, penso che lo posso confermare Alessandro, ma il trend a livello globale Italia sta salendo molto, ma ripeto, non è per tutti. Oggi l'occasione bisogna conquistarsela e sapersela prendere. Quando vedete passare il treno delle opportunità del cliente, bisogna stargli dietro. Non c'è più la possibilità, facevo due parole prima, non c'è più che si alza la sarcinesca la mattina, la gente arriva. Oggi la gente va cercata, il cliente va cercato, va coccolato, va curato. Oggi è il vero nostro datore di lavoro. Ci sono delle opportunità che il mercato mette a disposizione e, ok, stavo dicendo fortunatamente le stiamo cogliendo. In realtà il messaggio che volevo dire è esattamente il contrario, non è questione di fortuna. Devo dire che venendo dal pomeriggio, quello che pensavo, che sono estremamente fortunato, okay? Fortunato perché vedo che c'è ovviamente gente che viene, dedica il suo tempo pomeriggio per venire a stare a sentirci, e poi ovviamente sono fortunato, come anche prima qua si diceva, di avere sicuramente dei collaboratori validi come Paolo, che ovviamente sta gestendo questa zona dal punto di vista tecnico. Sono fortunato ad avere anche persone come Baci che collaborano sul territorio, ovviamente come Oscar. Quindi voglio dire, queste persone stanno rendendo la mia vita, diciamo, non dico estremamente facile, ma sicuramente estremamente piacevole, e buona parte dei successi che sta avendo Mercury è dovuta alla rete di assistenza che ha e alle persone che abbiamo come interlocutori. Questo è quanto, grazie ancora a tutti.